Le comunità del Wiltshire e del Margine riflettono affinché non succeda mai più. Oggi a Ghilarza e ad Abbasanta la fiaccolata per ricordare quello che è successo circa un mese fa, ovvero l'omicidio del giovane di Macomer Manuel Careddu. Sono davvero tantissime le persone che stanno partecipando alla fiaccolata. Tra pochi minuti le due comunità, quelle di Ghilarza e di Abbasanta, si incontreranno per una riflessione comune. Parlatene, parlatene, parlatene. Io, e questo è quello che ho detto. Dobbiamo parlarne in famiglia, dobbiamo parlarne con i ragazzini, dobbiamo parlarne a scuola, dobbiamo parlarne in parrocchia. Appena sarà possibile, mi farà piacere poter andare anche a trovare questi ragazzi che oggi sono in carcere, perché comunque sia, ecco, capire è importante, però poi dopo bisogna anche accompagnare. Se una famiglia ha un lutto per la morte di un figlio, poi ha attorno una comunità che piange con lei. Se la famiglia ha un figlio che ha compiuto un reato tanto grave, il rischio è quello di avere una comunità che magari ti guarda un po' strano, forse accenna anche un giudizio, uno sguardo che comunque sia non è uno sguardo di vicinanza. Allora ecco, dobbiamo lavorare molto anche per loro e con loro. Cosa possiamo dire ad una madre alla quale è stato strappato con violenza il figlio 18enne? Le parole rischiano di profanare la sacralità del dolore. Il silenzio e un abbraccio stretto possono essere più significativi e opportuni. Ma c'è un altro tipo di morte di questi altri ragazzi e dei loro genitori che assaporeranno una morte lenta, goccia dopo goccia, momento dopo momento. Sobrietà e rifiutare la logica dello sballo e l'uso di qualsiasi droga, anche solo di uno spinello, perché manda in fumo le mie potenzialità, mi rende schiavo e finanzia le mafie. Siamo qui perché vogliamo reagire, giovani e adulti. Vogliamo assumerci le nostre responsabilità. Vogliamo mettere a servizio delle comunità il meglio di noi stessi. Noi adulti, le nostre esperienze positive, di quelle negative ne abbiamo pagato anche noi le conseguenze. Che questo alberello che è stato piantato questa mattina sia segno di una nuova rinascita, segno di speranza, segno di futuro migliore, segno di pace e di riconciliazione nelle nostre comunità.